Benvenuti a Tele CRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La Presidente della Giunta regionale, Catiuscia Marini, ha illustrato all'Assemblea di Palazzo Cesaroni le linee programmatiche per il governo della Regione nel quinquennio 2015-2020. Marco Paganini. Impostare una legislatura d'attacco che guardi con particolare attenzione a coloro che operano sulla frontiera del cambiamento e dell'innovazione, investono intelligenze, competenze e risorse nell'ambito di una sfida quotidiana e globale. Questa è la linea che la Presidente della Giunta intende seguire durante la 10ª legislatura regionale Umbra. Catiuscia Marini lo ha annunciato durante la seduta dell'Assemblea Legislativa convocata per la presentazione del nuovo esecutivo e l'esposizione del programma di legislatura. Un programma che ha ottenuto il via libera dell'Aula consiliare grazie ai 13 sì della maggioranza, mentre gli 8 consiglieri dell'opposizione hanno votato contro. Le parole chiave del documento predisposto dalla Presidente riguardano innovazione, cambiamento, competitività, creazione di lavoro e ricchezza, nuova coesione sociale per affrontare le crescenti diseguaglianze, sostenibilità del sistema del welfare regionale. Il programma della legislatura non può che mettere al centro i temi della ripresa economica, del sostegno anche attraverso l'uso intelligente dei fondi comunitari alle imprese per la competitività, per l'export, per l'internazionalizzazione, per l'innovazione e la ricerca. Creare condizioni perché si possa tornare ad avere lavoro significa avere imprese più competitive, quindi su questo ci concentriamo, così come nell'esercizio di quelle competenze fondamentali, in primis in materia di organizzazione e gestione del servizio sanitario. Non ci accontentiamo dei risultati comunque positivi che la sanità umbra ha raggiunto, ma vogliamo innovare e riformare. Più coesione sociale significa un'Umbria anche più uguale nelle opportunità da dare ai cittadini. E poi riforme, la parola d'ordine riguarda la pubblica amministrazione regionale, il rapporto con i comuni, le agenzie al servizio dello sviluppo e le società partecipate che si occupano di acqua e rifiuti. Fare le riforme nella pubblica amministrazione significa abbassare i costi, essere più efficienti, ridurre le risorse finanziarie del bilancio verso i costi di funzionamento dell'ente. Tutto questo noi lo dobbiamo fare se vogliamo tornare ad essere anche una regione molto competitiva dal punto di vista economico e del lavoro. Numerosi gli interventi dei vari gruppi politici che hanno sottolineato in maniera netta le differenze tra coalizione di centrosinistra e gruppi di opposizione. Tra questi la coalizione centrodestra e liste civiche, Ricci Presidente, Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia, ha criticato l'impostazione e gli obiettivi del documento proponendo ipotesi alternative. Da parte del Movimento 5 Stelle sono arrivati la bocciatura dei contenuti del programma e dure critiche alla maggioranza sul versante etico e politico dei suoi rappresentanti. Queste le posizioni espresse in merito al documento programmatico. Il gruppo di centrodestra e liste civiche ha votato no alle linee programmatiche in quanto attualmente l'Umbria ha circa 30.000 famiglie in stato di povertà. Noi dobbiamo agire per creare un piano unico di marketing operativo affinché possano essere ridotte le spese e soprattutto gli sprechi, e con queste risorse dobbiamo agire per lo sviluppo, per la creazione di posti di lavoro e per la riduzione delle tasse, cercando di internazionalizzare la nostra regione, che significa promuovere meglio i nostri prodotti a livello internazionale e attrarre di più in Umbria investimenti anche semplificando. In ultimo abbiamo messo in rilievo la necessità di creare un piano regionale dei trasporti che possa davvero aprire l'Umbria anche attraverso le infrastrutture immateriali che possono dare vita ed energia ai telefoni e alle strutture multimediali, ove oggi passa il 50% complessivo dell'informazione. Ritengo condivisibile il fatto che il programma di mandato, le linee del prossimo mandato tengano conto di un periodo in cui la crisi sembra, come dire, dare qualche segno positivo, e quindi bisogna passare da una logica in cui ci si è difesi dalla crisi negli anni scorsi, si può passare a delle politiche più aggressive di attacco alla crisi, come ha detto la Presidente,
e quindi da questo punto di vista le cose da fare sono abbastanza precise. La prima è sicuramente quella di continuare ad agire sulle strutture pubbliche della nostra regione, la politica delle riforme, semplificare, diminuire i costi di funzionamento, rendere più semplice il rapporto fra cittadini e l'istituzione. L'altra è questa contestualità importante che esiste in questa legislatura della programmazione comunitaria che si sovrappone e che dovrà essere utilizzata al meglio per sostenere lo sviluppo e quindi il lavoro della nostra regione. Assolutamente negativo il giudizio di Fratelli d'Italia sulle linee programmatiche presentate oggi dalla Presidente, linee generiche, astratte, prive di concretezza. Assolutamente insufficiente le linee politiche che riguardano la politica giovanile, che riguardano la sanità, che riguardano i trasporti e che riguardano i rifiuti. Noi faremo una politica di opposizione ferma, determinata, ma anche costruttiva. Non ci piace perché c'è una brutta fotocopia dei documenti programmatici degli altri anni. Noi chiedevamo più attenzione su alcuni punti fondamentali a nostro avviso, cioè quello del funzionamento della macchina pubblica, quello della soluzione del problema per esempio dei pagamenti in agricoltura, il tema della mobilità passiva in sanità e tante altre questioni inerenti per esempio all'internazionalizzazione delle imprese. Abbiamo per esempio fatto una mozione per fare in modo che non ci sia una penalizzazione al nostro paese, per esempio in relazione alle sanzioni contro la Russia fatte dall'Europa. Noi pensiamo che ci debbano essere un atteggiamento completamente diverso da parte del governo regionale e quindi per questo voteremo contro. Dal programma presentato stamattina emerge con nettezza la sfida della qualità. Una regione che guarda al futuro puntando sulla qualità. Il Partito Democratico ci sarà nell'accettare questa sfida, una sfida che innanzitutto passa anche per accantonare però alcuni pilastri obsoleti del modello Umbria, cioè il dirigismo e l'assistenzialismo, dirigismo dell'economia e assistenzialismo eccessivo nel sociale. Noi crediamo che l'Umbria debba ripartire attraverso un'economia nella quale l'Umbria sia il partner di tutti coloro che vogliono compiere appunto il salto di qualità e sui temi appunto del sociale invece una regione che finalmente riesca a fare della programmazione delle risorse non più un percorso legato alla parcellizzazione delle stesse o dei finanziamenti a pioggia, ma sappia scegliere veramente chi ha bisogno rispetto a chi il bisogno non ce l'ha, senza appunto sprecare risorse. Su questo il Partito Democratico ci sarà, guardando al futuro per una regione più forte, più competitiva e che possa essere sempre più centrale nello scacchiere nazionale europeo. Noi abbiamo detto no sulla scorta di una serie di riscontri negativi che abbiamo avuto anche in queste settimane, tanto che, come è noto, abbiamo brevemente dovuto occupare il Consiglio per avere che cosa? I documenti che abbiamo richiesto da giorni e che finalmente verranno consegnati entro breve. Allora, quindi il no è su questa base, la base di una trasparenza che deve essere recuperata, di una effettiva casa di vetro. Poi sui temi naturalmente possiamo parlare all'infinito, da lavoro, reddito di cittadinanza ovviamente non c'è, quindi non se ne parla, noi torneremo a evocarlo spesso, alle indennità troppo alte, abbiamo visto siamo oltre 9.000 euro al mese, a tanto altro che riguarda il recupero di una cifra morale da parte degli amministratori, una cifra molare solida, seria. Le questioni essenzialissime per noi sono il lavoro, la perdita di occupazione soprattutto tra i giovani, 185.000 persone che ogni giorno in Umbria fanno fatica sul reddito, un numero impressionante, oltre il 10% di poveri. Dobbiamo aggredire il tema del lavoro e della lotta alla povertà ormai dilagante. Questi sono i temi, presidiare su questo i servizi socio-assistenziali al massimo, tutte le forme di protezione e di rete sociale. Su questo daremo un contributo fondamentale ed essenziale. L'altra partita importantissima è quella dei fondi comunitari, dove chiediamo sempre di meno aiuti a pioggia e più aiuti selettivi finalizzati alla creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani. Abbiamo deciso di votare no al programma delle linee politiche della Presidente Marini perché è un programma senza
sostanza, ma solo giri di parole, dove praticamente non c'è neanche un riferimento sulla sicurezza, che è un tema fondamentale e un tema toccante soprattutto sia per l'Umbria che per il territorio di Ornano soprattutto. E promesse che anche nella scorsa legislatura non sono state portate a termine. Disoccupazione sta comunque a livelli altissimi, soprattutto quella giovanile, e non crediamo più a tutte queste belle parole, ma noi vogliamo i fatti. Illustrato in prima commissione il rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2014. L'assessore Luca Barberini ha illustrato in prima commissione i contenuti del rendiconto 2014, parlando di un faticoso processo di mantenimento degli equilibri finanziari a causa dell'ulteriore riduzione dei trasferimenti statali operata nel corso dell'anno. Le regioni, ha precisato Barberini, hanno subito tagli molto impegnativi che per l'Umbria hanno inciso per circa 450 milioni di euro, a cui si è fatto fronte proseguendo nel contenimento della spesa e attuando le riforme istituzionali, ma senza aumentare le tasse per non aggravare la situazione economica di cittadini e aziende. Nel 2014 la Regione ha diminuito e razionalizzato la spesa di funzionamento, proseguito nell'attuazione delle riforme relative a semplificazione amministrativa e istituzionale. I dati contenuti nel documento, secondo Barberini, confermano una gestione improntata a prudenza e correttezza amministrativa. Il patto di stabilità risulta rispettato e la Regione ha ceduto spazi finanziari agli enti locali per 61 milioni di euro. Forti critiche al contenuto del documento da parte dei consiglieri di opposizione, che hanno fatto riferimento ai rilievi critici mossi dalla Corte dei Conti al complesso del documento e ad alcuni aspetti riguardanti gestione patrimoniale e spesa per consulenze e rappresentanza. Audizione in prima commissione dell'assessore alle riforme Antonio Bartolini sul riordino delle province. Novità per una parte dei lavoratori che verranno riassorbiti dalla Regione. David Mariotti Bianchi. La prima commissione, presieduta da Andrea Smacchi, si è riunita a Palazzo Cesaroni per un'audizione dell'assessore alle riforme Antonio Bartolini sul tema del riordino delle province. Bartolini ha spiegato che, grazie a un protocollo d'intesa firmato con i sindacati, 170-180 lavoratori delle province di Perugia e Terni saranno trasferiti alla Regione per un costo di circa 6.500.000 euro. Si tratta del personale che si occupa delle funzioni delegate nel corso degli anni dalla Regione alle province, che ora vengono riassorbite. Il protocollo, ha detto l'assessore Bartolini, è solo l'inizio di un percorso che presenta ancora molte difficoltà e che si muove all'interno di una normativa in continua evoluzione. C'è grande attesa su questi temi, ha sottolineato l'assessore. Chiedo la massima collaborazione del Consiglio perché vogliamo portare questa operazione in aula a settembre con l'assestamento di bilancio, per poi partire con i trasferimenti già ottobre. Successivamente, ha proseguito l'assessore, sarà riaperto il discorso per altri lavoratori delle province da riassorbire nelle agenzie regionali e nelle aziende sanitarie locali. Sollecitato dagli interventi dei consiglieri, Bartolini ha sottolineato che l'obiettivo della Giunta è di continuare ad erogare servizi soddisfacenti. Rimangono irrisolte le questioni legate al personale dei centri per l'impiego, a quello ex ANAS e la polizia provinciale. L'opposizione ha posto l'accento sul rischio di un aumento dei costi, sulla riorganizzazione dell'organico regionale e sulla tutela di tutto il personale provinciale, criticando la riforma del governo Renzi. La maggioranza ha apprezzato invece l'operato della Giunta, che si sta facendo carico di una situazione non facile. Il presidente Smacchi ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra Giunta e Assemblea legislativa per il percorso delle riforme. Prima riunione per il Comitato di Monitoraggio e Vigilanza sull'amministrazione regionale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduto da Raffaele Nevi. Al termine della seduta, il Comitato ha stabilito di procedere alla verifica degli atti di indirizzo, mozioni, risoluzioni e ordini del giorno che non hanno trovato concreta attuazione, in modo particolare per quanto riguarda le società partecipate della Regione Umbria. Avviare l'istruttoria sull'applicazione delle misure previste dalla legge regionale sulla famiglia e ancora verificare quali atti sono stati approvati dall'Assemblea legislativa durante la scorsa legislatura in merito alla valorizzazione del patrimonio regionale.
Tutela dell'identità di genere contro la discriminazione sessuale. Chiacchieroni del Partito Democratico ha illustrato in terza commissione la proposta di legge firmata insieme ai suoi colleghi di partito Leonelli e Solinas. Vediamo. Illustrata in terza commissione la proposta di legge per la tutela dell'identità di genere contro la discriminazione sessuale. Lo ha fatto Gianfranco Chiacchieroni del Partito Democratico, primo firmatario dell'atto, sottoscritto insieme ai suoi colleghi di partito Giacomo Leonelli e lo stesso presidente della commissione Attilio Solinas. L'iniziativa legislativa mira a proteggere tutti gli orientamenti sessuali, favorendo il raggiungimento dell'uguaglianza tra le persone a prescindere dalla loro identità di genere, prevedere interventi in diversi ambiti, famiglia, istruzione, formazione professionale, integrazione sociale e responsabilità sociale delle imprese, formazione del personale regionale, sanità e assistenza e ancora attività culturali e servizi e contrastare la discriminazione e la violenza. L'atto, che verrà esaminato dagli uffici legislativi di Palazzo Cesaroni, tornerà nuovamente in commissione a fine mese. Nel frattempo verranno predisposte le previste audizioni con tutti i soggetti interessati alla materia ed assunti i pareri obbligatori del Centro per le Pari Opportunità e del CAL. Tra gli impegni assunti dal presidente Solinas, su indicazione degli stessi commissari, quello di valutare l'opportunità di creare una sottocommissione per dar vita a un eventuale testo condiviso tra tutte le componenti politiche. Ed anche per questa edizione è tutto. Telecrew si ferma per il mese di agosto, quindi l'appuntamento è previsto per settembre. Vi ricordo comunque che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Arrivederci dunque a settembre.